speranza nel dolore. Lui è forza del mio cuore e tutto ciò che ho. Lui è pace nel timore. Lui è la sete del mio cuore. Con lui che adorerò. Eccoci qua, ben ritrovati cari amici alla Catechesi di 10 minuti. Oggi è l'ultimo appuntamento di questo tema che noi affrontiamo sulla confessione. Ho visto dai messaggi che è piaciuta la Catechesi di ieri, di questo sogno che fece Don Bosco. Capite bene quanto noi siamo ancora indietro sulla vita spirituale, sulla fede cattolica, la fede cristiana. Noi non conosciamo niente della bellezza e di questa ricchezza spirituale che abbiamo nella Chiesa cattolica. Capite bene come noi non sappiamo ancora come confessarci, non capiamo la gravità del peccato, non sappiamo quanto il demonio lavori quando noi ci andiamo a confessare in modo sbagliato, come abbiamo visto ieri, no? Nel sogno dei tre lacci, che Don Bosco si accorse che il demonio tenta ciascuno di noi quando andiamo a confessarci. Allora, dicevo, oggi è l'ultimo appuntamento, domani inizieremo un bellissimo tema, parleremo di una giovane, di una ragazza, di una semplicità enorme e di un'ignoranza. Ecco, ma Dio lavora con gli ignoranti, Dio lavora con le persone semplici. Bernadette Soubirous, vorrei che approfondissimo questa figura. Ecco, vorrei con voi, ecco, continuare ad approfondire questa giovane che si è lasciata guidare dalla grazia di Dio e quindi dalla Vergine Maria. E ha fatto grandi cose Maria attraverso di lei, attraverso la sua santa ignoranza. Ecco, la sua santa ignoranza. Questo non vuol dire che dobbiamo essere ignoranti, ma tante volte nella fede sì, la santa ignoranza fa bene, perché la troppa conoscenza rende superbi, la troppa conoscenza rende arroganti, superbi, perché sappiamo, conosciamo, noi abbiamo i titoli, noi abbiamo le lauree, noi conosciamo la Bibbia a memoria, noi abbiamo studiato teologia, quindi mica Bernadette non aveva fatto nulla di tutto ciò. Eppure, vedete, la Madonna ha scelto lei. Allora, cerchiamo di concludere questo nostro appuntamento tematico sulla confessione. Allora, se ieri abbiamo parlato di Don Bosco, oggi parliamo di un altro santo, di grande spessore, San Pio da Pietralcina. Lui che amava tanto la confessione, sappiamo benissimo che stava ore e ore nel confessionale ad aspettare i penitenti che si liberassero dal demonio per ritornare, ecco, nella grazia del Signore. San Pio da Pietralcina ricordava che è Dio che deve assolverci. Dice: se non ti senti in colpa, se ti assolvi da te stesso, esci e non tentare più la pazienza del Signore. Eh sì, capite bene perché tante volte San Pio da Pietralcina viene a noi indicato e mostrato come un prete burbero, ma era burbero con le persone che volevano giocare col Signore. Ecco, la loro arroganza, la loro superbia, il loro sentirsi perfetti. Era burbero, sì, perché, ecco, rimproverava le persone arroganti, le persone che non giungevano al confessionale veramente pentiti,
ma volevano prendersi gioco di Dio e di lui. Allora ecco perché veniva considerato bulgaro. Ma noi sappiamo, dalla storia vera di questo santo, che era anche molto simpatico, piaceva ridere, faceva ridere, stava con piacere con le persone. Va bene, quindi tante volte i pregiudizi fanno male, no? Già, sapevo, so che quella persona l'hai sperimentato, l'hai conosciuto, sei stato vicino a lui o a lei per dare un giudizio? No, per sentito dire, ci giungono notizie quasi sempre non belle. E allora Padre Pio diceva, ricordati che è Dio che deve assolverti. Quindi se non sei pentito e quindi ti assolvi da solo, dici, ah Signore, io però non ho fatto niente di male. Quante volte capita che nella confessione dice, sì, io ho sbagliato, però è stato lui o lei la causa, io non volevo. No. Quando Dio si accorse del peccato di Adamo ed Eva, a tutte e due, ecco, fece capire che il loro peccato aveva delle conseguenze. Non disse, va bene Adamo, tu sei giustificato perché Eva ti ha tentato. No, anche Adamo è stato, strumento di peccato, perché si è lasciato imbroccolare, come si suol dire. Va bene, quindi nessuno di noi è esente dal peccato, se non, ecco, per quei tre elementi. Quando manca la piena avvertenza e il deliberato consenso, se ci sono queste condizioni, allora il peccato non è ritenuto tale. Ma se ci sono le tre condizioni, materia grave, piena avvertenza e deliberato consenso, il peccato ci appartiene. E diceva San Pio dunque, non tentare la pazienza del Signore. Ancora, lui diceva che una stanza, per quanto possa essere rimasta chiusa, ha bisogno di una spolverata, almeno una volta alla settimana. E poi altri santi, chiedo scusa, era scappato il foglio, la venerabile Benedetta Bianchi, Porro, affermava che i peccati sono come le nuvole dell'anima, oscurano il sole, oscurano Dio. Eh sì, è vero, il peccato non ci fa vedere più Dio, ce lo fa vedere in una maniera negativa, come fece con Adamo quando si nascose, per paura di Dio. Sant'Agostino invece dice che le opere buone cominciano con il riconoscere le opere cattive. Anche questo è vero, perché nel momento in cui io mi reputo peccatore e capisco i miei errori, allora comincio a compiere veramente le opere buone e sante, perché eviterò di fare quelle cattive e inizierò a fare le opere buone. Quando cominciamo allora a capire l'errore, comincia per noi una vita nuova. Ecco il titolo che ho voluto scegliere per questo tema della confessione, no? Ecco, confessione, inizio di un cammino nuovo. Chiaro? Quindi da una confessione dei propri errori inizia il cammino santo, fatto non solo di opere buone, ma soprattutto, ecco, di opere evangeliche, di opere secondo la volontà di Dio. Io vi saluto, abbiamo concluso questo tema della confessione, spero che sia stato interessante, che abbiate attinto qualcosa che possa servirvi per vivere e celebrare, ecco, prossimamente la vostra confessione in una maniera nobile, degna e santa. Vi aspetto domani perché iniziamo questo nuovo ciclo, questo nuovo tema, riflettendo e meditando e conoscendo ancora di più la figura di Bernadette Soubirous. Ciao ciao, ci vediamo domani.